oppure avere una idea di questo esattamente come avevi tu, rispetto alla quale io personalmente ho da imparare, no? Cioè, mi interessa molto la risposta che mi hai dato, perché è una risposta molto equilibrata e anche molto realista. Forse l'unico contatto che ho avuto con gli altri, però in maniera lampante, è stato di Manu Valanza, nel senso che io ho dovuto chiedere l'aiuto, questo è quello forse più evidente, insomma. Per il resto sono tutti contatti... Certo. Nascosti. Sì. Bene. Io. Terminando. Ti vuoi macellarla? Cosa? No, chiedevo se c'è qualcuno che vuole appenderti al posto dei travi. Io sono disposta. Sono molto contenta comunque dei discorsi che hai fatto. Grazie. Perché? Praticamente mi hai levato le parole di bocca e... Cioè ce l'ho fatta? No, hai colto... In una settimanina ho pensato... Sì, hai proprio pensato bene. Ma in fin dei conti sai cosa ho fatto? Ho visto i disegni, ho visto il lavoro, sono andata a casa, mi sono ritrovata a lavorare in cantiere, dove ero. Ma neanche un fastidio. È l'unica possibilità. In realtà è esattamente quello. È una tautologia, dal punto di vista delle forme retoriche. Un cantiere è un cantiere. Cos'è un cantiere? Un cantiere. Un biscotto è un biscotto. Un cantiere è un cantiere. Una mattonella è una mattonella, il cemento è il cemento. Quello che salta fuori è il plus valore. Tocca a te decidere se esiste o no. Io so che esiste, perché esiste dentro di me. Non potrei mai costruirti un cantiere costruendoti un cantiere, ma ti costruisco un cantiere costruendoti il plus valore del cantiere. La poetica del cantiere è questa. Stralciate tutte le cose. Io posso fare questo. Se no è un cantiere. Daniela. Sì, ho una domanda da farti. Prima hai nominato delle cose che sono dentro al tuo progetto, per cui il fatto del disordine. L'hai nominato tra gli aggettivi e poi hai visto anche nelle tue foto, ci sono, ricordi spesso, in particolare in cui, non so, l'accatastamento della legna, adesso non mi ricordo, ma... dando uno sguardo prima, che secondo me invece nel tuo progetto io non sento, anzi come lui notava la costruzione perfetta, voglio dire, l'angolo di 90, e secondo me invece è un elemento importante che, a cui io personalmente avrei dato più luce, non so, volevo sapere cosa... Io penso che sì, in realtà è vero che nelle foto ci sono molti momenti di caos e che forse una delle cose che più mi affascinano del cantiere è proprio questa caratteristica caotica. Però se te ci guardi, nell'apparenza razionalità che governa tutta questa parete, c'è un caos. E il caos è il modo in cui io ti faccio emergere questa razionalità. Perché tutto è razionale, il quadrato, questa parte senza intonaco, le travi. Però in realtà tutto è metafora opposta di quello che è. Nel senso che questo cemento te solitamente non lo vedi, queste travi te solitamente pensi che siano sulla tua testa ma sorreggono un soffitto, invece queste travi sono sorrette. Questa parete di mattonelle non è in realtà una parete di mattonelle, ma sono un quadrato, una struttura, cioè qua si tocca, insomma. Per cui in questo senso c'è il caos. Però in realtà, fondamentalmente, è forse per una mia attitudine personale, sono più protratta, più attratta dalla razionalità, per cui forse emerge di più un carattere razionale, però ti invito a pensare a questa cosa che ti ho detto, che in realtà qua tutto intorno è tutto sbagliato. È tutto sbagliato, le travi non dovrebbero essere lì, questo non lo dovessi vedere. Se tu pensi quando ci sono dei lavori in corso, il caos, il senso del caos è in sé il lavoro,
ho fatto la casa e mentre facevo la casa io sono stato malato per 3 anni, cioè, perché è contrario ai miei principi fare una carbonara e contemporaneamente non lavare la pentola con la quale sto facendo, cioè io faccio il lavoro e pulisco contemporaneamente, mi piace lavorare nel pulito e ovviamente i miei lavori per anni sono stati sporchissimi, esattamente come andando in un cantiere di costruzione tu vedi il delirio assoluto e il giorno dopo tu vai là e vedi una casa bianchissima con i giardini di verde, gli alberetti, i pavimenti perfetti, i palchetti tirati. È persino impensabile ricordare che in quel posto lì fino a 15 giorni prima c'erano i sacchi di cemento buttati là, i pochi di ferro, i muri rigati. Ciò che sta dietro, no, è sempre o sotto, o nascosto, o celato, è sempre una struttura caotica che si manifesta come un qualche cosa di uniformato alle regole. Ed è estraniante per certi aspetti, a me personalmente dà una sorta di delirio, di vertigine come cosa, cioè rinunciare apparentemente a questa superficie precisina, no, delle cose per addentrarmi alla storia delle cose. Nella storia delle cose c'è la mancanza assoluta di punti di riferimento. Così è esattamente ciò che accade in un cantiere. Cioè c'è il panico, non sai dove mettere i piedi, è impossibile rapportarsi con le cose senza avere contemporaneamente il senso del pericolo. Poi alla fine viene tutto chiuso in maniera invocabile perché poi deve essere venduto. Ma è un grandissimo, è un momento nella storia della cosa per certi aspetti marginale e finale. Se tu avessi la forza, la condizione è privilegiata proprio per Kant, no? Quella che passa attraverso l'attività artistica, è quella della conoscenza delle cose. Le cose per Kant possono essere conosciute solo attraverso questa esperienza privilegiata, se non in sé sono inconoscibili. Conoscere non vuol dire soltanto guardare un quadro, guardare un'installazione, leccarla, toccarla, abbracciarla, strusciarci, sì, andare anche con i sensi, mentalmente, spiritualmente, cercare di mettersi in funzione, ma cercare di rinunciare anche proprio a quella diaframmaticità che è la condizione del presente, no? Per vivere la storia di questa cosa, cioè per andare dentro, in termini atemporali. In questo senso trovi delle situazioni di assoluta mancanza di sicurezza, addirittura puoi arrivare al punto di star male. In qualche modo io cercavo poi un giorno faremo un discorso, al di là dei simboli, cioè se non ti interessa questo discorso facciamo in altri termini, però di ciò che sta dietro, no, il lavoro, non tanto in termini spaziali, ma in termini temporali proprio, e di solito sta il panico, cioè stai male se affronti questa condizione di... È soltanto un diaframma che ti si presenta come opera finita, ma dietro c'è... Se tu sei in grado di affrontare anche questa cosa nella visitazione anche del lavoro di un altro, c'è questa incredibile mostra di Picasso, che io odio e amo, no? E mi sono stupito nel vedere un uomo pantografo, cioè che fa queste cose che sono allucinanti dal punto di vista tecnico, ma che contemporaneamente, come se lui avesse fatto il patto col diavolo, lo ha messo nelle condizioni di togliere l'anima, cioè di togliere qualsiasi forma di vita a queste forme. Io ho cercato di andare dentro in questo senso e ho trovato, come in un gioco perverso, la pazzia delle sue mogli, la follia delle persone che gli sono state vicino, cioè domandandomi poi sostanzialmente cosa questo uomo dal punto di vista umano fosse in grado di dare realmente, al di là del fatto che fosse genio e pantografo e politicamente corretto, facesse parte delle Code de Paris, avesse gli amici che amavano l'arte negra e tutto il resto, cioè al di là di questo è un lavoro terribile, è un lavoro che se ti fa tirare, se tu accogli e ti fai tirare dentro da lui, trovi una solitudine, un'angoscia, una disperazione, un'impotenza, un'incapacità di dare assoluta, anche se in questo sono molto egoista, perché probabilmente io spero che
non ci si riduca quindi a concepire il lavoro solo per quello che è l'aspetto è sbagliato non dire mentale, però se io di fronte al lavoro mi riconduco a quello che c'è dietro e riconosco tutto quello che lei sta dicendo, però non vorrei che mi si annullasse quello che è davanti. Per me è di riferimento forte. Certo. Anche perché sennò è proprio la specificità dell'arte in fondo, no? Sì, sì, anche perché poi è quello che è voluto, quella è una curiosità, ripeto, perversa mia. Cioè, il fatto di andarci dietro e riuscire a non trovare nulla, delle volte trovare il dolore, anche se magari davanti mi si presenta qualche cosa che poi è ciò che è voluto dall'artista. Cioè io ultimamente dalla volontà come forma e rappresentazione, no? Me ne frego anche un pochettino abbastanza, perché mi rendo conto che le cose migliori di me, le cose che ho prodotto migliori nella mia vita, le ho prodotte sostanzialmente quando io ho rinunciato a volerle produrre, cioè quando mi sono reso vuoto, quando mi sono reso canna, cioè quando ho fatto che le cose, gli eventi siano passino proprio come vento dentro un flauto e poi che decida lui di suonare quello che vuole, quindi essere più neutro possibile, né bene né male. In questo emerge come una scurda volontà ciò che sta dietro e emerge anche davanti. Cioè, allora mi va bene il lavoro. Questa è la mia ricerca di ciò che io sogno, ciò che il contenuto è uguale al contenente, il referente è uguale al significato e al significante. Questo è il massimo. Quando incontro qualche cosa che invece mi diaframma, no? Qualche cosa che mi fa vedere ciò che non è, come l'olio, no? L'olio è giallo, la materia pura. Può essere materia anche il colore, cioè, si dice, come dice Antonio Albanese, no? Com'è il rosso visto da dietro? Cioè, questa è una cosa allucinante, probabilmente è buio, probabilmente non sa se essere rosso. Sono forme di medesimazione strane, sono giochi a volte anche perversi, non ti danno dei punti di riferimento. Così il cantiere, cioè se lei fa un lavoro sul cantiere, perfetto, il cantiere è esattamente così, addirittura con le polverine delle cose, cioè diventa un gioco abbastanza interessante.